No, ma tu poi quando la Juve non vince il video non lo fai. Allora, prima di tutto, io per ora ho saltato la trasferta di Genova, perché giustamente a porte chiuse, e la trasferta di Lipsia, che non me lo, il lavoro non me lo permette, perché sono 14 ore solo di andata, quindi 14 e 14 fa 28. Ci vanno 3 giorni di ferie e sinceramente non ne vale la pena. Ma amore di, sono sempre trasferte europee, belle, però vanno fatte, e ne so, una finale, queste cose qua. Quindi, ricapitolando, dalla prima giornata di campionato fino adesso non ho saltato neanche una partita della Juve. Ma il video della Juve non lo fai. Se ci fate caso, io quando vado allo stadio difficilmente faccio il video. Io non so uno di quelli che si mette con cellulare in mano a fare i video. A me non mi piace. Io canto, mi diverto, ho amici, mi imbriaco. Cioè, e che stiamo parlando? Io sì, ho intrapreso sta passione per YouTube, perché stando a casa tanto tempo, era un passatempo, ma non so, tipo che ogni azione si mette là, perché io potrei fare tante visualizzazioni, perché essendo sempre allo stadio mi metto là, live, posso fare pure le live di YouTube in diretta, cioè, ma parliamoci chiaro, lo stadio si fa per cantare. Cioè, fai un video, sì, quando entra la squadra, non pare i cori. Un minuto, 2 minuti, basta, finisce là. Poi, se ho l'opportunità di fare il video, come con la Roma che è finita 0-0, come con l'Empoli che è finita 0-0, non mi sembra che non ho fatto il video. L'ho fatto. Con la Roma l'ho fatto lo stesso giorno, perché ero in macchina e si poteva fare. Capì? E se ho tombriaco, poi, tra l'altro. Empoli l'ho fatto il giorno dopo, quando mi sono ritirato, perché poi ogni trasferta è trasferta per noi. Perché sì, è vero che abiti in Emilia Romagna, ma ne so 4 ore. 4 e 4 sotto. Mettici una tour per arrivare dove devi arrivare. Sembra una trasferta è. Quindi sono 5 ore e 5, 10. Quindi, di che stiamo parlando? È inutile che vi fate bruciare il culo. Il video si fa quando si può. È inutile che la prendete a male. Napoli-Juve, non hai fatto il video 0-0, ma che video ci sta a fare Juve-Napoli? Parliamoci chiaro, non l'ho potuto fare, ho detto vabbè, non lo faccio proprio, che cazzo me ne fotte. E ricordatevi che siamo all'inizio, cioè, come può arrivare quarta Juve, può arrivare quarto Napoli. Sono troppe poche giornate per giudicare, perché io poi ho visto il Napoli ieri col Como. Il Como meritava di perdere 3-1. Sì, è vero che c'era un rigore clamoroso su Kvaratskhelia, ma non meritava di perdere 3-1. Il Como, se non mi sbaglio, ha preso un palo, ha giocato, ha fatto 60% di possesso palla. Il Como, visto che voi avete detto, ah, ma che ci vuole a battere il Como? Ah, io come non ci ha fatto capire, ma non tiri le porte, ci ho fatto fare. Per farti capire, quindi è inutile che piangete, no, il video lo fai, è inutile, io allo stadio, il telefono a mano, non riesco a pigliare, quando capita, lo prenderò, buona giornata, ciao belli.